Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi, graditissimo ospite, il dottor Andrea Giostra. Dottore Giostra, grazie e benvenuto per essere qui a Partinico questo pomeriggio. Il libro che hai scritto, partiamo subito, con i tuoi collaboratori ha avuto un grande successo, premi, riconoscimenti un po' ovunque. Resta comunque il fatto che l'argomento trattato è di stretta attualità, il femminicidio, il narcisismo patologico, è un argomento che oserei dire accompagna la vita di tutti i giorni e credo che anche il legislatore se ne sia accorto recentemente. Il decreto Caivano mi sembra prenda di mira anche determinate questioni presenti sul libro. Sì, in effetti, intanto grazie per l'invito, sono contento di essere qui anche oggi. Sì, in effetti il problema sta veramente sfuggendo di mano, per così dire, a un certo punto di vista, perché diciamo, se i dati di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, quelli del Ministero dell'Interno rispetto ai femminicidi l'anno scorso erano più o meno uno ogni 3 giorni, oggi vediamo dalle cronache praticamente addirittura uno al giorno, anche due al giorno, quindi è un dato veramente allarmante. E quindi, diciamo, io non so, ci riflettevo l'altro giorno parlando in una conferenza, se questa questione della cosiddetta emulazione, che in genere per esempio per alcuni problemi sociali importanti, come per esempio i suicidi, diciamo, ci sono delle direttive, alcune scritte, alcune non scritte, che fanno sì che i media in generale non parlino dei suicidi proprio per evitare che ci sia l'emulazione. Dico, non so se anche in questo caso bisognerebbe probabilmente fare una riflessione da un punto di vista proprio sociologico e psicosociale su questa questione dell'emulazione, perché non è così normale, cioè è un fatto veramente incredibile che ogni giorno ci sia una donna che venga uccisa dal marito, dal fidanzato, dal compagno, dall'ex fidanzato. Addirittura anche abbiamo visto recentissimi casi, persone che sono sottoposte a misure cautelari con il braccialetto. E queste persone, due casi nelle ultime, proprio negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, queste persone, malgrado abbiano il braccialetto e quindi siano consapevoli del fatto che sono controllati dalle forze dell'ordine, comunque agiscono per esercitare questa violenza estrema nei confronti della donna. E quindi allora, l'aspetto normativo, l'inasprire le pene in genere non porta immediati o grandi, diciamo, benefici a ridurre l'incidenza del fenomeno. Allora io non credo che inasprire le pene, fare in modo come in ultimo decreto, anche quello che riguarda per esempio la violenza nei pronto soccorso, negli ospedali, eccetera, eccetera, consenta quantomeno nel breve, medio termine, di ridurre i casi, diciamo, questi casi criminosi, chiamiamoli così, e per altri versi rispetto alla donna, diciamo, ridurre quella che è l'incidenza di questo fenomeno così drammatico. Secondo me il problema va affrontato da un punto di vista proprio culturale, di educazione, altrimenti veramente diventa un fenomeno assolutamente incontrollabile. Il dottore Giostra ha scritto questo bellissimo saggio, Femminicidio e narcisista patologico, con altri 20 coautori. Vorrei chiederti come nasce l'idea di questo bellissimo saggio? Allora, questa è una storia, diciamo, letteraria o di saggistica, chiamiamola così, che nasce circa più di 2 anni fa, quando una mia amica, diciamo, gallerista, ha organizzato a Palermo una mostra collettiva il cui tema era Cuori infranti, Broken Hearts, nella quale mostra collettiva sono state invitate 10 donne artiste palermitane che hanno rappresentato appunto i cuori infranti attraverso le loro opere. E lei mi ha chiesto in quell'occasione di diciamo, tenere all'inaugurazione di questa, diciamo, di questa mostra, di tenere una conferenza sull'amore, sul non amore, diciamo, sulle crisi di coppia, diciamo, tutto quello che ha a che fare appunto con i cuori infranti, che poi come conseguenza ha i cuori infranti. E lì ho detto subito sì, ma in realtà non sapevo come impostare questo tipo di ragionamento. Per cui da questa idea, nella quale poi ho parlato, diciamo, di cos'è l'amore e di cosa non è l'amore, secondo quella che era la nostra cultura, e quindi ho recuperato un saggio, diciamo, molto interessante di circa 356 anni avanti Cristo, se non sbaglio, che è quello di Platone, il Simposio dell'Eros, nel quale simposio due dei discorsi proprio parlano di questo, di cos'è l'amore secondo la cultura greca, che poi è anche la nostra cultura, quella
che noi definiamo giudaico-cristiane, quindi che nasce nell'antica Grecia, e da lì poi, cioè proprio dare degli elementi alle donne che vivono queste relazioni, diciamo, che si rivelano poi pericolose, degli elementi per capire che cos'è l'amore, che cos'è tutto il resto. Quindi in una relazione, per esempio, poi l'evoluzione del saggio è stata quella del rapporto con il narcisista patologico, che è un predatore, e quindi nel saggio viene spiegato quali sono le tecniche di, diciamo, predatorie di questo soggetto nei confronti della sua preda, della sua donna, se è una coppia o una donna. Seduttore. Sì, è un abile, più che seduttore, un abile predatore, perché la seduzione può essere quella, diciamo, del narcisista Casanova, chiamiamola così, che è finalizzata a, diciamo, conquistare la donna da un punto di vista, diciamo, corporale, sessuale, e dopo l'abbandona, mentre il narcisista patologico, la sua azione predatoria è finalizzata a distruggere la preda, ad ucciderla, ad annientarla, ad annichilirla, quindi è una prospettiva, diciamo, molto diversa. E quindi io spiego tutte queste tecniche facendo proprio degli esempi di come queste persone, diciamo, si muovono, diciamo, parlano, quale frasi usano per conquistare queste persone, quale tecniche e tutto il resto. E quindi c'è questa parte proprio che vuole essere, per così dire, di prevenzione primaria rispetto all'isolare rapporti con questi soggetti, che sicuramente poi portano queste persone ad una, diciamo, situazione veramente tragica. E poi c'è tutta la parte, appunto, giuridica, che è stata, diciamo, scritta da 4 avvocati che seguono tantissimi casi di donne che hanno subito abusi, maltrattamenti. Anche in questo saggio abbiamo le testimonianze di donne che hanno vissuto in prima persona questo Esatto, e poi ci sono 12 donne che raccontano le loro storie con questi soggetti, quindi sono storie che hanno vissuto loro realmente, non sono dei racconti così inventati, diciamo, sono delle storie vere che io conoscevo, perché sono tutte donne con le quali, diciamo, io ho avuto, diciamo, amiche mie, per così dire, o persone che conosco e che mi avevano già raccontato queste loro vicissitudini, alle quali ho chiesto di scriverle come loro contributo a questo saggio, proprio per dare a chi, diciamo, lo avesse letto, degli esempi concreti di donne che hanno vissuto questa relazione e di come sono state poi brave ad uscirne. Allora, io oggi vorrei essere il tramite delle domande che le mie alunne e i miei alunni mi pongono tutti i giorni, perché noi abbiamo iniziato già da settembre a leggerlo, e loro hanno capito che hanno un'opportunità, la possibilità di utilizzare queste testimonianze come uno strumento fondamentale, che le potrà aiutare a riconoscere e a prevenire, appunto, queste relazioni tossiche molto pericolose con un soggetto che abbiamo detto essere, ahimè, malato. Ecco, questo è uno dei problemi fondamentali. Vivere queste situazioni che dall'esterno sembrano paradossali, subire violenze di qualunque genere, fisiche, psicologiche, a un certo punto non solo accettarle, ma considerarle giuste per il senso di colpa di cui parlavamo poc'anzi. Quindi la domanda, appunto, che io vorrei fare, perché le mie alunne, perché ho una classe tutta al femminile, tra l'altro, che sta leggendo questo libro, era quello di capire intanto che rapporto ha avuto il narcisista patologico in famiglia, soprattutto con il padre, cioè che modello, che esempio ha avuto nella sua crescita, soprattutto nella fase adolescenziale, che è quella, diciamo, più delicata, in cui si manifestano le fragilità, le vulnerabilità di ognuno di noi, e poi capire anche la vittima, la donna che si ritrova, più o meno giovane, che si ritrova in questo rapporto malato, anche lei che tipo di infanzia ha vissuto. Allora, bella domanda. Quante ore abbiamo? Però c'è il dono della sintesi. È complicato rispondere in brevissimo tempo, però ci proviamo. Allora, nel senso che intanto non si possono fare delle classificazioni, di dire la donna che è vittima ha avuto questa infanzia in generale, oppure l'uomo narcisista patologico ha vissuto col padre. Purtroppo ci sono le persone che fanno queste cose in televisione, sono le persone un po', diciamo, farfallone così, insomma, degli avventurieri, che, perché sono delle cose magari dette in questi termini, diciamo, generici, colpiscono molto, diciamo, il telespettatore, fanno colpa e quella diventa una persona super esperta, non sta dicendo, diciamo, enormi
imprecisioni, per non usare un altro termine. Quindi ogni storia, siamo degli individui unici, ognuno di noi ha una storia, diciamo, sua personale, con tutta una serie di esperienze, di dolori, diciamo, di vissuti, che lo portano poi ad essere quello che è nell'età adulta, avendo attraversato, diciamo, una fase della vita in cui ha vissuto quello che ha vissuto, quindi sia nel bene che nel male, per cui non si può fare una classificazione che valga per tutti. Quello che si può dire però rispetto alle due domande è che sicuramente il narcisista patologico ha una struttura di personalità che lo identifica come tale, cioè non è qualcosa che nasce ad un certo punto della propria vita perché col padre ha avuto un'esperienza, no, è una struttura di personalità che, per così dire, è innata. È l'aspetto educativo che poi fa sì che quella struttura di personalità evolva in una direzione o nell'altra, che diventa un soggetto sano oppure poi esploda o slatentizzi, per così dire, si usa questo termine tecnico, in una struttura di personalità malata, nella quale poi il narcisista patologico fa quello che fa e non fa invece quello che una, diciamo, un'educazione più, diciamo, per dire, più rigida, finalizzata al rispetto del prossimo, quindi al rispetto del padre, della madre, della compagna, della fidanzata, della moglie, dei figli, eccetera, eccetera. Allora è questo l'elemento che poi va a modificare l'atteggiamento di questa persona. L'educazione. Come questa educazione è stata condotta, fa infinalizzata l'educazione a fare sì che sia una persona che si sappia comportare e abbia rispetto verso il prossimo e soprattutto verso le persone fragili o verso le donne.